Lino è una grande passione che ho da sempre, da quando ero bimba, perché è una fibra bellissima ed appartiene alla natura, appartiene al nostro passato, ma la trovo anche estremamente presente e adatta al futuro. Il lino è una pianta ecologica, perché lei cresce senza antiparassitari e quindi è il massimo che noi possiamo scegliere per la nostra pelle. Va bene, poi entra in gioco la mia creatività e questa nuova storia di Elisa Cavalletti, ho deciso che era un lino rosso, l'ho chiamato cuore questo colore, ma doveva avere varie interpretazioni, quindi ecco, vi faccio vedere il mio vestito da piena estate, ma perché no? Un vestito per le sere più lungo, oppure un vestito accompagnato ad una giacca in maglia per coprire le braccia per le serate più fresche, oppure un pantalone semplice, in lino, essenziale, con una bellissima tunica da portare insieme. Sì, cuore! Scegliete il vostro cuore, scegliete il vostro colore rosso adatto al lino della nostra prossima estate. E poi un bel giorno ti svegli la mattina e dici: ma io guardo il sole. Questo è quello che ho fatto quando mi sono ispirata a questi look che voi vedete qua con le mie amiche preferite, che hanno scelto ognuno il suo stile. Beh, partiamo dalla natura, ecco. Ho scelto di parlare dei mari, delle tartarughe, animali stupendi che vivono nei profondi dei mari, e le ho mescolate con quello che invece vediamo fuori dal mare, girando, quindi con le foglie. E va bene, colori bianco, blu, rosso, mescolati, così ognuno può scegliere quello che più è adatto a queste giornate di sole così bello. Tu, guardiamo, tu hai scelto un abito lungo, in un tenselle, in un denim leggero, che ti fa sentire molto, diciamo sempre molto libera nei movimenti, ma allo stesso tempo è particolare. Fammi vedere cos'hai qua sotto questi capelli stupendi. Un fiocco bianco, mettete sempre un piccolo accessorio che dà luce al vostro viso. Poi può essere, come ho scelto io invece, un jean stretch leggero, comodo, con una sua t-shirt lunga per sentirvi a proprio agio, oppure, guarda, lei ha scelto il pantalone un pochino decorato, direi che è davvero particolare il tuo. Ecco che quando il pantalone è così particolare, una camicia più sobria, più semplice, bianca, con solo tocchi di luce blu, mi sembra che sia l'abbinamento ideale. La tua pochette rossa, in questo caso il rosso è perfetto, come questa sneaker decorata sempre con le tartarughe, la corona, che è dedicata a voi regine, e dei lacci mai visti prima. Mi è venuta questa ispirazione folle e mi piaceva proprio. Poi c'è anche, diciamo, una scelta quando proprio fa caldo, okay. Un top lungo, sempre in tenselle, ricamato in argento e in bianco, con foglie e tartarughe, su invece un legging argento con una gamba tutta particolare. Ecco che tutto questo parte dalla grande passione, quindi dal cuore che c'è sempre. E oggi abbiamo deciso di andare tutte insieme al museo a vedere arte, perché l'arte è qualcosa che ci appartiene veramente, come del resto quando creo faccio sempre riferimento all'arte, sì certo, alla mia arte, alla mia creatività, e vorrei che ogni donna diventasse la sua opera d'arte, scegliendo il suo look preferito. E come sempre, io appoggio la mia arte ovunque nei capi, quindi sono sempre fatti di tanti piccoli dettagli che ognuno di voi può scegliere. Beh, certo, oggi è una giornata calda e quindi abbiamo deciso, sì, di vestirci leggere, comode, perché così possiamo concentrarci in pieno su noi stesse e sulla nostra giornata. Tu hai scelto una camicia, io preferisco oggi essere in un vestitino leggero, in jersey, che mi fa sentire davvero a mio agio. Arte,
è qualcosa che va rispettato e voi siete opere d'arte, ognuno di noi è una grande opera d'arte, quindi facciamo di tutto per sentirci a nostro agio e per essere e passare mai inosservati. Respiro, respiro è il nome che ho dato a questo tono di blu, che è così bello e fresco, anche perché il blu ci ricorda sempre la natura e quando noi donne indossiamo qualche cosa di blu, automaticamente ci viene voglia di avere una giornata splendida e di affrontarla in modo molto positivo, come loro, con il loro sorriso, ma anche con la loro scelta di che cosa oggi rende così diverse, così positive. Ad esempio tu hai scelto un jeans ricamato, all over ricamato, quindi molto delicato e nello stesso tempo molto 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 particolare. E poi un bel top bianco, perché se poi la giornata diventa più calda, ecco che automaticamente hai già una tua scelta e togliendoti la giacca, ecco che wow! Resti qualche cosa di veramente particolare. Tu invece, tu hai scelto così di essere luce attraverso il decoro che ho appoggiato su questo vestito in lino, molto comodo, molto easy, che ci fa sentire veramente particolari ma nello stesso tempo a nostro agio. Sai, guarda cosa potremmo fare, potresti mettere la giacchina su questo abito, ecco che viene sera e magari siamo invitati a una cena particolare, la sua giacchina abbinata a questo abito diventa un look molto molto giusto. Perfetto, tu invece sei sportiva. Tu sei sempre sportiva e hai scelto le tartarughe, sì, perché in questa estate voglio parlare delle tartarughe e del loro mondo, come noi dobbiamo sempre pensare al mondo nel quale viviamo e nello stesso tempo andare a scoprirlo e perché no una bellissima vacanza in Italia al mare. Cuore e respiro, questo è il nome che ho dato a questi due colori, perché mi piace giocare con i colori e trovare sempre un nome speciale per ogni colore, anche perché vorrei che ogni donna, ogni mia lover nel mondo scegliesse il suo colore preferito. Proviamo a vedere, dimmi perché hai scelto il colore cuore. Il rosso perché è il mio colore preferito e rappresenta il fuoco che è il simbolo del mio segno zodiacale che è l'Ariete. Però ti volevo far vedere anche il mio orecchino, meraviglioso, abbinato insieme alle mie scarpe con un fiocco rosso, super eccentrico come me. Vedi, bene, sono veramente felice. Vediamo, tu hai scelto il colore respiro, dimmi perché. Io ho scelto il colore blu perché è il mio colore preferito e penso che si intoni perfettamente con i miei capelli biondi. Bene, perfetto. E ho una sneaker bianca perché ho un animo romantico e questa penso che rappresenti perfettamente un'anima romantica. Sì, in effetti se ti guardo sei proprio un'anima romantica e un'anima focosa. E io perché ho scelto questo? Ma perché mi appartiene, perché è lo specchio della mia anima, perché mi piace essere particolare, perché mi piace essere comoda, perché mi piace. Questa è la mia scelta. L'importante è che ogni donna scelga sempre quello che le appartiene dentro il suo animo.